Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Domanda probabilmente la più semplice o forse la più complessa, perché chi è Linda Barani? Io sono un'appassionata di doppiaggio da quando ero piccola, da quando avevo 4-5 anni, che mi mettevo lì a guardare i cartoni e imparavo le voci. Infatti, quando avevo già 9-10 anni riuscivo a distinguere le voci dei big. Insomma, quindi il mio percorso è un po' quello, nel senso che sono un'appassionata di doppiaggio e quindi è sempre stata la mia passione quella di cercare di sviluppare le mie competenze. Insomma, comunque ho una laurea in lingue, conosco le lingue e non volevo limitarmi a quello, diciamo. Quindi ho cercato di ampliare un po' l'orizzonte e sono finita così nel magico mondo dei dialoghi, ecco. Ma c'è un personaggio che quando l'hai sentito, poi da lì ti ha dato lo stimolo di effettivamente poi diventare dialoghista o comunque entrare Sì, in io questo sono mondo? una fan, di Melrose Place, Beverly Hills, tutte le serie anni 90, appunto, perché era un po' la mia generazione, insomma, mi mettevo lì a guardarle, sentire tutte queste voci e soprattutto io volevo fare i dialoghi di quelle serie. Quindi mi sono ripromessa quando ero bambina, insomma, di di provare a farlo. Ci sono riuscita ed è veramente un lavoro che amo tantissimo, quello sì. E lavorare su un testo tenendo conto del periodo storico, del linguaggio, non è così semplice, sicuramente. No, 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 infatti bisogna anche con le nuove piattaforme come Amazon, Netflix, ognuno ha delle linee guida per questo. Ci sono parole che si devono usare, parole che non si possono usare, c'è tutto ci sono diverse linee guida che noi dialoghisti dobbiamo utilizzare. Inizialmente, o meglio, il vecchio doppiaggio era quello di sfruttare il più possibile la nostra inventiva, si poteva cambiare molto di più il testo, invece adesso c'è molto più desiderio di letteralità da queste piattaforme, quindi noi dobbiamo comunque attenerci sempre al significato originale, anche prima, però diciamo che adesso si può cambiare un po' meno e quindi viene meno un po' la nostra inventiva. La nostra opera d'ingegno, ecco, diciamo. Ma soprattutto quando vi arriva un testo, oltre che vi arrivano e dovete farlo velocemente, però Sì. dovete comunque capire che cosa andate, perché tradurre il testo sì, ma poi lo deve essere. Probabilmente voi vi mettete allo specchio, lo sentite, lo parlate, vedete le immagini per capire, anche perché bisogna dare una certa veemenza perché il personaggio ha una Certo. certa veemenza. Probabilmente anche qui Assolutamente. c'è la difficoltà. Sì, perché comunque si parte da un testo di base che è legato a quello che stiamo facendo, che può essere un film, una serie TV, un cartone. Quindi si parte dal linguaggio originale e quindi si parte da una traduzione che il dialoghista effettua o chi per lui, perché anche, insomma, quando il lavoro è tanto facciamo uso anche di traduttori, ecco, quindi non sempre traduciamo noi i testi. E quindi si parte da quello e poi si va a lavorare sul labiale dell'attore o di quello del personaggio, di quello che stiamo adattando. E si cerca di usare le parole giuste in bocca alla persona. E quindi c'è l'uso delle labiali, c'è un particolare uso del linguaggio e soprattutto le battute devono essere adattate, appunto, come dicevo, al labiale, quindi lunghe o corte in base a quello che l'attore dice in quel momento. E nei personaggi dove si utilizzano molto spesso delle battute particolari, ma è difficile effettivamente riportare la comicità diversamente dalla lingua originale alla lingua tradotta, perché a volte non corrisponde, anche perché Sì, chi esatto. originalmente Certo, dà un senso logico a quella battuta, poi nella traduzione probabilmente non certo. corrisponde.
No, infatti si fa molta fatica soprattutto nelle situation comedy, dove ci sono tante battute. Ci sono battute che, ad esempio, in italiano, se le teniamo originali, se, insomma, se le traduciamo letteralmente, non tornano in italiano, non fanno ridere, e quindi quelle vanno obbligatoriamente cambiate. Ecco, questa è un po' la questione. Quindi sì, ci sono tante cose che vanno cambiate in base all'italiano, quello ovviamente. È importante essere presente nella sala di doppiaggio, anche se poi i tempi non ti permettono, però perché a volte capita che il testo non corrisponde o c'è qualche problema nell'applicazione del testo, è più facile essere Assolutamente. presente. Diciamo che i tempi, per come stiamo messi adesso, i tempi non ci consentono, anche per via del Covid, assistere ai turni, andare in sala. È molto più difficile rispetto a prima. Prima si frequentava di più la sala, si andava a vedere il lavoro come veniva svolto e tutto quanto. Adesso è molto più difficile, però è utilissimo per noi andare in sala, soprattutto vedere gli attori che lavorano sui nostri testi, ovviamente. Capiamo dove sbagliamo, capiamo dove ci sono magari sbagli che potevamo evitare e tutto quanto. Quindi sì, è fondamentale andare in sala, si dovrebbe farlo di più, però i tempi a volte non ce lo consentono. Hai lavorato e lavori tuttora con tanti registi del doppiaggio, ma qual è quello che ti ha dato, soprattutto è abbastanza più pignolo, oppure ci sono quelli, che si adattano e invece quelli che pretendono che deve essere rispettato quella metrica, quello perfetto, però, tenendo presente anche Sì. conto il congiuntivo. Sì, assolutamente. Diciamo che ogni direttore di doppiaggio ha un po' il suo stile, ovviamente. E soprattutto io lo dico sempre che il nostro è il mestiere più opinabile del mondo, nel senso che non si può piacere a tutti, a volte non si piace, a volte il linguaggio non viene amato dal direttore di doppiaggio. E quindi, insomma, bisogna sempre fare un po' una mediazione, ecco. Bisogna stare un po' nel mezzo e cercare di capire qual è l'esigenza di ogni tipo di prodotto che andiamo a lavorare. E al di là della direzione del doppiaggio, che il direttore ovviamente è fondamentale, conta anche la piattaforma per cui lavoriamo. Ad esempio, Netflix ha particolari linee guida, Amazon ne ha altre, ma come Rai e Mediaset, anche Rai e Mediaset hanno determinate esigenze, quindi per noi conta anche il committente, ecco. E a noi ci sono capitati, nel caso tuo, hai lavorato spesso volentieri con colui che ha adattato la Tata, Ah, Massimo Corrizza, sì, è il mio maestro. che abbiamo anche Sì, intervistato, assolutamente. e lui diceva che l'utilizzo spesso del linguaggio del dialetto, noi facciamo riferimento al dialetto napoletano, Sì, milanese, ma certo. che, lui mi faceva riferimento che ci sono a volte dei riferimenti programmi italiani. Lui diceva: ma in America non si parla, non conoscono un bonolis, ma eppure È a vero. volte capita che bisogna inserire queste cose, ma sembra un po' banale. Sì, diciamo che bisogna sempre adattare un po', soprattutto Massimo si riferiva anche alle situation comedy, a un determinato tipo di lavorazioni che facciamo. Io collaboro sempre con lui, quindi io so quello che vuole lui e quindi mi adeguo anche a questa cosa. Certo, quando ci si conosce così è molto più semplice perché si lavora in collaborazione. E sì, come diceva lui, bisogna sempre stare attenti a inserire anche prodotti che in Italia conoscono tutti, insomma, anche se non è semplice, soprattutto per il fatto che spesso bisogna sempre tenere i nomi in originale così come compaiono. Anche prodotti americani devono rimanere americani anche per una questione pubblicitaria, insomma, spesso. E invece, quando vi capitano discorsi con più persone, soprattutto con tante persone che parlano, che poi sembra quasi un brusio, però come Sì. ci Beh, si risolve? Come si lavora in quel caso? in quel caso diciamo che prima del Covid era un po' più semplice perché quando c'erano situazioni di gruppo si mettevano tanti attori in sala e si facevano appunto, insomma, ad esempio, scene particolari dove ci sono tanti ragazzi che gridano, tifano, si fanno il tifo. Prima tante persone potevano entrare in sala e dire le battute. Adesso invece con il Covid è molto più difficile, quindi i brusii vanno registrati singolarmente. Ci sono persone singole che entrano in sala, registrano diverse battute, poi escono, sempre così. Non ci sono più situazioni di gruppo adesso. Quindi anche per noi dialoghisti dobbiamo sempre specificare ogni singolo personaggio che battuta dice.
mentre prima mettevamo brusio generico e tante battute che le persone tutte insieme dicevano. Invece adesso non si può più fare così, quindi è un pochino più complesso, ecco, diciamo. Noi facciamo riferimento alle cinque domande che si pone il dialoghista, forse nel doppiatore: chi sono, che perché parlo, con chi parlo, dove sono. Forse Sì, queste. quelle sono un po', valgono un po' più per il doppiatore, ovviamente, perché prima di interpretare un personaggio deve sapere che cosa deve interpretare, anche perché non c'è tempo di leggersi il copione intero. Ogni doppiatore legge la battuta che gli corrisponde, e quindi ovviamente prima si fa una sinossi generale del prodotto e poi lui fa il suo mestiere, ecco, diciamo. Noi invece, noi dialoghisti abbiamo più tempo, abbiamo modo di vederci tutto l'episodio di una serie o il film prima, quindi sappiamo dove andiamo a lavorare e cosa andiamo a fare, mentre per il doppiatore è un pochino più diverso, ecco, ci sono tempi sempre molto stretti. E prima cosa, come consiglieresti, che cosa consiglieresti da fare per un ragazzo che vorrebbe intraprendere questo mestiere? Come dicevo prima, il Covid ha cambiato un po' tutte le situazioni, quindi prima era molto più semplice perché si andava in sala ad assistere e anche i ragazzi giovani che uscivano dall'accademia andavano in sala appunto per fare i provini con i direttori di doppiaggio e quindi farsi sentire. Questo adesso è un po' più difficile. E, anche creare contatti nell'ambiente è difficile, però l'importante è che prima si studi. Io, ad esempio, ho fatto un corso di adattamento dialoghi appunto con Massimo Corizza, che mi ha spiegato tutti i trucchi del mestiere. E poi, ovviamente, ho iniziato a lavorare e lavorando si imparano tanto. Quindi questo è poco ma sicuro. E se si ha la conoscenza di una o due lingue, si è comunque facilitati, perché la traduzione è sempre legata all'adattamento comunque. Ti è capitato un lavoro che alla fine, oltre che abbiamo capito che i tempi sono sempre più stretti, perché una volta si dava un Sì. pochettino qualche giorno, adesso si dice si consegna la mattina, poi ti dicono tra 24 ore bisogna consegnare questo Sì. lavoro. Ti è capitato qualche lavoro da dire ok, chiudo e vado in vacanza e parto per. No, allora il lavoro diciamo più complicato una volta, che quello me lo ricorderò sempre, è che ho fatto un film in 2 giorni, un film di 1 ora e mezza in 2 giorni. Perché c'era questa necessità con Keanu Reeves, e 2 giorni, e per me è stato devastante. Infatti, fortunatamente non mi è più capitata una cosa del genere, perché è stato veramente complesso in 2 giorni. E adesso è un film 7, 8 giorni, massimo 10, ecco, questa è un po' la tempistica generale, mentre prima un film si faceva in 3 settimane, nel doppiaggio storico, diciamo, invece adesso non è più possibile. C'è un film che leggendo il testo, leggendo prima di iniziare, che comunque già leggendolo ti ha dato una sensazione particolare, un'emozione che ti ha fatto dire questo mi piacerà, oppure quello che hai letto in realtà poi dopo sei andato a vederlo al cinema e dal testo al video ti ha un po' deluso. Sì, in realtà, oddio, ce ne sono tantissimi. Diciamo che tempi non sempre. Sì, diciamo che non sempre ho la tempistica di vedermi tutto il film prima, quindi a volte sono costretta proprio a partire subito con l'adattamento. Però tante volte lo faccio e diciamo che io considero i miei adattamenti un po' come figli, per me sono tutti i miei figli e non c'è mai stato un film che io leggo o una serie che io leggo e dico no, questo non mi piace. Non lo so perché non c'è mai stato. E forse l'opinione me la faccio dopo che l'ho adattato, ma quando li leggo io parto sempre col cuore. Quindi questo. Io tanto ti ringrazio, ma nel turco si dice spesso la 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 la, in americano wow, È cioè, da vero. noi traduciamo spesso per dire queste cose, ma in realtà poi vediamo questo labiale, capita a volte accidentalmente che questi labiali sono costretti a allungare la parola come dire Sì, per sono rientrare nei vero. tempi che Netflix, Sì. soprattutto perché produce Sì. in tante lingue. Sì, esatto, sì, soprattutto questo wow americano. Ci sono direttori a cui va bene wow, altri che invece vogliono caspita.
però caspita non ci sta proprio bene sul labiale, quindi insomma la questione è sempre molto difficile e complicata. C'è la possibilità anche di mettere alternative, così il direttore sceglie direttamente in sala qual è la proposta che preferisce, ecco, diciamo. Nel mondo dei ragazzi, quando si traduce i testi, in passato si utilizzava molto spesso linguaggio semplice, banale, e adesso si sta leggermente migliorando, però si sta un po' complicando, ma non si riesce a trovare un linguaggio adatto per i ragazzi che possano comprendere, cioè utilizzare un linguaggio Diciamo, giusto, uno slang cosiddetto per i ragazzi. guarda, ti faccio un esempio che mi è capitato recentemente, che fa capire come anche la generazione dei bambini e dei ragazzi sia cambiata. Mi è capitato di adattare un cartone, che era appunto per bambini, e dove questi tiravano dei bestemmioni allucinanti e c'erano dei riferimenti sessuali continui. E quindi la mia domanda era: allora, se è per la RAI, ci sarà tutta la censura, quindi ci sarà da cambiare in mezzo adattamento, perché comunque le parolacce non si possono dire una cosa, non si può dire, e quindi sapevo questo. E poi invece non era RAI, era un altro canale. E sapevo quindi che quel cartone sarebbe andato in onda su quest'altro canale e mi hanno detto di lasciare tutto molto letterale. E quindi era un cartone per bambini, ma se mio figlio avesse visto quel cartone, insomma, non andava bene perché avrebbe sentito bestemmioni e cose, insomma, che non vanno bene per bambini. Quindi diciamo che anche certi prodotti sono cambiati, sono considerati per bambini, ma i bambini adesso sono un po' diversi rispetto alle mie generazioni o alle generazioni passate, usano anche un linguaggio diverso, quindi è tutto adeguato a questo, ecco. Perfetto, ci fai i saluti finali? Insomma, quindi Non è facile, abbiamo detto, perché i tempi certo si no, sono diciamo accorciati. che per chi, anche per i doppiatori che fanno anche i dialoghi o i direttori che fanno anche i dialoghi, diciamo che è un po' meno alienante perché escono di casa, vanno in sala, invece noi siamo comunque sempre chiusi abbastanza davanti al nostro computer, non abbiamo rapporti umani da questo punto di vista, perché a volte ci si chiude anche in casa per 5-7 giorni. Visti i tempi che abbiamo adesso per le consegne. Quindi diciamo che per loro il mestiere è un po' più vario, ecco, per noi è un po' più un po' più così, ecco, però lo amiamo e quindi siamo felici così. Un'altra curiosità, ma le Sì. piattaforme migliorano il tipo di lavoro o hanno peggiorato in fondo il lavoro? Diciamo che è un po' il rovescio della medaglia, entrambe le cose, perché da un lato il lavoro si è raddoppiato con la moltiplicazione di queste piattaforme, Netflix, Amazon, tutte 1.000 piattaforme online anche adesso ci sono. Dall'altro lato i tempi si sono accorciati e quindi noi dobbiamo lavorare con tempistiche molto ristrette e questo è un po' l'altro lato della medaglia, che nel senso che la precisione poi così è molto più difficile averla No, con perché tempi più ristretti. abbiamo notato che in alcuni casi, come Amazon, preferisce più importare a volte in contemporanea la serie TV dall'originale in contemporanea, poi mettere i sottotitoli e compensare un pochettino questa cosa. In questo Sì. caso, voi ci rientrate in questo discorso? Ma diciamo che la maggior parte delle lavorazioni che arrivano prima e escono con i sottotitoli, mi viene in mente Squid Game, che è una serie che ha avuto un grande successo, è passato dopo 3 settimane, è stata doppiata, ecco. Quindi diciamo che tutti i prodotti che sono di successo automaticamente vengono poi doppiati, perché sanno che comunque una fetta di persone non vede le serie in originale, non le vede sottotitolate, quindi diciamo che ci tocca soltanto in parte questo discorso, Noi almeno per siamo. adesso. Assolutamente, vi saluto, vi ringrazio, è stato bellissimo fare questa chiacchierata perché insomma il nostro è un mondo affascinante ed è sempre bello riportare qualche esperienza che insomma a persone che possono apprezzare sicuramente. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.